Settimana della cucina italiana nel mondo. Franco, il gomito. Certo. Il gomito. Devo fare la pizza. Assolutamente. La mano dopo. La mano dopo. Alla fine, sì. Allora, vai. Grazie a te per essere qua. Per noi di Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, pizza uguale Italia. Certo. Tu rappresenti, diciamo così, l'Italia, sei un ambasciatore della pizza italiana nel mondo, ma quando si sente parlare di pizza dolce qualcuno storce un po' il naso. Certo. È vero? No, però diciamo nel mio menù, ma sì, soprattutto nell'obiettivo del progetto di Pepigrano, è che lavorare sull'unico impasto, quindi fritto, forno, salato e dolce. Quindi Franco, l'esperienza da te è un percorso, no? Certo, allora chi viene da me, molti fanno degustazione, iniziamo con un fritto salato, poi passiamo le pizza al forno e terminiamo con un fritto dolce. È bellissimo esprimersi con l'unico impasto, fritto, forno, salato e dolce, pure il dolce, sì. E oggi ti ho portato una pizza che rappresenta la Sicilia. Ah, bella, okay. Sicilia. Parliamo mentre procediamo, perché abbiamo l'olio in temperatura. Però ti devo confessare una cosa. Dimmi. Questa è un'idea non mia. Ah, sì. L'hai presa a prestito? Sì. Da chi? Da mio figlio. Mio figlio Stefano. Che saluto. Quanti anni ha? Ha 26 anni. Uh-huh. È un'idea di Stefano. T'ha ispirato. Ok, quindi ecco, tu hai steso il classico panetto. Noi metteremo solo un po' di cioccolata per non far attaccare le due pareti dell'impasto. Questa è la presa modica, no, si parla di pizza dedicata alla Sicilia. Gli ingredienti sono siciliani questi. Ok. Qua. Poi, tranne però la ricotta, che è di pecore dell'Alto Casertano. Siamo vicino ai 1500 metri. Allora, io chiudo. Quindi la vai a chiudere. Creiamo questo, lo chiudiamo bene. E andiamo a friggere. A friggere. Eccolo qua che sta andando. Senti, mentre frigge, volevo parlare con te della figura del pizzaiolo, perché mentre per quanto riguarda lo chef ci sono delle scuole, per quanto riguarda invece la figura del pizzaiolo si deve fare di più, no? Stiamo ancora aspettando. Però noi siamo quasi in pensione. Diciamo che... Tu che ne pensi? Io penso che ci dovrebbe essere un percorso istituzionale del pizzaiolo. E quindi soprattutto nelle scuole come l'Alberghiero, che offre la possibilità di fare dei corsi di cucina, di sale, di accoglienza, e ci dovrebbe essere pure quello del pizzaiolo. Quindi fare un percorso di base dove noi possiamo lì attingere i ragazzi per poterli inserire in un percorso più, diciamo, di specializzazione, che posso, ai ragazzi può piacere la pizza di Franco Vivi, di Gabriele Bronci, di Renato Bosco, certo. Però hanno la base che si è creata nella scuola e poi tra l'altro viene riconosciuta questa figura che oggi ancora istituzionalmente non è riconosciuta. Certo, beh, diciamo che un primo passo, soprattutto a livello di comunicazione, è dato da questa iniziativa. Sì. Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, la settimana della cucina italiana nel mondo, abbiamo anche due hashtag, Live Italian e Italian Taste. Tu anche sei molto digitale, presente sui social, ma i ragazzi, vedendo una figura come Franco Pepe, magari da grandi decidono di fare il tuo mestiere, no? Una questione di miti, di modelli, di icone, è giusto, Franco? Certo. Ecco qua, siamo quasi pronti? Sì. Il nostro, come lo definiamo? Calzone, pizza fritta? No, allora, questo qua è un conetto fritto. Ah, conetto fritto. Un conetto fritto che, poi ti faccio vedere, lo tagliamo. Mettiamoci qua. È un conetto fritto che dentro ho interpretato il cannolo siciliano. Quindi parliamo dei sapori siciliani. Guarda, hai visto la cioccolata, ha evitato che le due pareti dell'impasto si attaccassero. Siccome ci guardano in tutto il mondo, ecco qua, io vi faccio venire un po' di invidia. Senti il profumo? Senti il profumo? Mamma mia. E mica è finito, allora, ecco qua. Allora, questa è una ricotta di pecore dell'Alto Casertano con cioccolata, arancio, rum e zucchero. Ok. Quindi lo vai proprio a riempire? Sì, sì. Mi piace moltissimo il contrasto sempre caldo-freddo, che spesso sulle mie pizze c'è sempre, per dare delle emozioni pure diverse al palato, ma anche perché molti ingredienti non vanno nel forno. Questo è il pistacchio. Pistacchio in grani, vedi, pepe in grani e pistacchio in grani. Mettiamo una ciliegia. Ok. Dei canditi. Il cannolo siciliano. Quindi questo è presente da te? Eh? Sì, da pochi giorni, perché Stefano l'ha creato una settimana fa. Ha pensato a questa ricetta.
Cosa manca? E voilà. No, è finito. È finito. Guarda. Mamma mia. La Sicilia nel mio cono fritto. Io ho fatto un grande lavoro sul fritto, un fritto sicuro, leggero, profumato e saporito. Ecco qua. Ecco qua, per la settimana della cucina italiana nel mondo, Franco Pepe e il suo cannolo, diciamo cannolo così. Siciliano. E quindi dobbiamo cambiare il detto, il modo di dire. La ciliegina non è più sulla torta, ma è sul cannolo. Sul cannolo siciliano. Grazie a Franco Pepe e viva la Sicilia con la sua pizza fritta.